nonostante tutto, è una torte gas che porta inquinamento, porta un danno della salute. Noi non accettiamo che sul territorio cadano delle cose già stabilite. Il concetto della salute non è stato tenuto in conto in nessun modo. Nel 2009 l'ASL si è dichiarata sfavorevole, era contraria all'accreditamento della centrale, della costruzione della centrale. Mercoledì scorso abbiamo incontrato il ministro in prima persona, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, e abbiamo portato con lui tutte le osservazioni possibili relative a quello che è stato il passato, questi 10 anni in cui hanno manovrato per poter fare questa centrale. Adesso il popolo si è svegliato, i sindaci si sono svegliati, loro possono richiedere di partecipare all'ultima conferenza dei servizi e ogni sindaco dei comuni limitrofi parteciperà. A questo punto avremo l'opportunità di dichiarare nulla tutto l'accreditamento che c'è stato fino adesso e avremo la possibilità di ripristinare un nostro territorio sano. Questa manifestazione servirà per poter parlare anche con il prefetto di Caserta e insieme al direttore dell'ASL, perché il concetto di salute non è soltanto legato a un fattore di inquinamento per le cose. Abbiamo una situazione anche legata a Venafro e a tutto il territorio del Basso Molise. Bravo. Che è stato completamente deturpato e inquinato. Allora adesso il popolo si è svegliato, l'inquinamento deve essere un discorso che deve essere limitato e la gestione delle cose devono rimanere al proprio territorio. Bravo.